Termare mare gli ombrelloni la voglia di fare i fannulloni sempre in cerca di emozioni mischiando alcol come pozioni, la sera si sta in piazzetta con una birra e una sigaretta, abbiamo consumato l'adolescenza aspettando la nostra partenza in città, parti in disco torno senza cash, quale fisco musica alta, la folla balla, sogniamo un chiosco in spiaggia, a far festa fino al mattino, quale colazione Mangiamoci un panino, la gente ci guarda allibita, quanto è bella la vita. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città. Piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda. Ma la notte si sa, odore di festa in città. Piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Inclusa, a macchina vai Piano da quanto è piena dell'allegria, se ne abusa. La gente è divertita e non più seria. Arrivati a destinazione. Subito il costume gara di immersione. Ciabatte infradito, nessuna distinzione. Sfoderando l'occhiale da sole. Ragazzi in bikini abbronzate, speri non siano fidanzate. Vai in quarta le offri una granita. Non ci sta è intimidita. Ti passa il cielo della sua amica. Parla solo lei della sua vita, Quest'estate è finita, tornerai in città senza la tipa. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città, piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda, ma la notte si sa, odore di festa in città, piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Ciao ragazzi, siamo finalmente ritornati live con già l'ospite lì che se la ridacchia perché e mi fa molto piacere vedere ridere gli ospiti, devo essere sincero. Io vorrei dare un grande grandissimo benvenuto a Luca Trapanese con noi questa sera. Grazie, grazie di questo invito. Mi ha fatto molto piacere davvero perché ciao ragazzi in chat intanto. Fa molto piacere perché ho letto un sacco di tue notizie in giro. Ma per chi non ti conosce, hai voglia di fare una mini presentazione? Va bene, va bene, ma certo. Eh... In crisi? Eh, eh... <ride> <ride> allora, da dove partiamo? Partiamo da, da chi sono: sono un napoletano, okay. 45 anni. Ho fondato nel 2007 una Onlus che si chiama A Ruota Libera e che si occupa di disabilità a 360 gradi. Uh -huh. Abbiamo tantissimi progetti per bambini e uh, adulti disabili. I più importanti sono la Casa di Matteo, che è la prima comunità in tutto il sud Italia che accoglie bambini in stato terminale con gravissime disabilità. Mm -hmm. o malformazioni, abbandonati gli ospedali o tolti alle famiglie di origine perché non sono in grado di portare avanti una situazione del genere, mm -hmm. e poi abbiamo il borgo sociale che è il, abbiamo colonizzato un borgo mm -hmm. antico e ci vivono ragazzi disabili eh, in forma di housing e lavorano. Lavorano in una fattoria, in un bar, in un bed and breakfast, Fantastico. produciamo il miele, abbiamo l'oldoteca un una marea di attività. E eh, quindi io sono nato nella disabilità, conosco la disabilità da sempre, non, per me non è mai stato un problema. Okay. A un certo punto della mia vita, eh, nel 2017, credo, eh, ho, avevo sentito forte un desiderio di paternità. E ho, mh, e sono single, gay, e ho fatto una richiesta al tribunale di Napoli per affido di un bambino disabile. E dopo otto mesi mi è stato chiesto di poter immaginare di prendere in affido Alba, uh -huh. una bambina con la sindrome di Down che era stata lasciata in ospedale dalla madre al momento del parto. Alba aveva 30 giorni quando è venuta a casa, dopo un anno abbiamo potuto avere l'adozione speciale. E Alba è mia figlia, da quattro anni ormai siamo una famiglia. Ecco, ti ho fatto un sunto di 45 anni. In quattro minuti in bravissimo, bravissimo a me eh, dico la verità perché ho letto molte notizie su di te, la tua biografia, le tue cose, e, eh, mi ha molto colpito il fatto che in tutto questo, comunque, c'era della cristianità, comunque, no? Cioè, della, della Chiesa. Cioè, ho letto che comunque il tuo viaggio a Lourdes ti ha cambiato, diciamo così. Oppure mi sto sbagliando? Beh, io sono arrivato a Lourdes assolutamente sì, in un momento terribile della mia vita, perché era il momento faticoso in cui avevo appena accompagnato il mio migliore amico uh, nel percorso più difficile che ci aspetta a tutti, che è la morte. E avevamo 16 anni, quindi io venivo da una Napoli bene, uh -huh. dove ero abituato a pensare alle cose belle non alle cose brutte. E quindi a un certo punto mi sono dovuto confrontare con la vita e vedere un mio amico che moriva di melanoma. Quindi per me, l'URD è stato un momento indimenticabile, forte, eh, dove mi sono un po' anche riappacificato con, uh, con la fede e dove in parte ho iniziato anche ad avere un rapporto con la disabilità, perché là mi sono reso conto che la disabilità è un mondo. Mm -hmm. E mentre Diego, per esempio, era malato, quindi o guariva o moriva, i disabili non sono malati, ma nascono in una condizione tale che possono vivere anche la vita per tutta la vita. Quindi mi sono innamorato di quel mondo e di cioè. quelle persone e me le sono portate dietro per sempre. Cioè, quindi. Diciamo che non, non è che eri molto credente, poi dopo quello che è successo... No, no, io ero molto credente, ah, okay, pensa, okay. Che, uh, okay. pensa che eh, io tenevo la mano a Diego e ricevevamo insieme il padre nostro quando è morto, quindi ero molto credente, lo sono sempre stato. Nonostante la mia omosessualità non è mai stato un problema per me, mm -hmm. perché ho avuto la fortuna di incontrare un padre spirituale, il mio parroco, che mi ha sempre detto... Di essere perfetto così come sono, cioè che la normalità non esiste, e che Dio, se ci ha voluto così, ognuno è la sua immagine e somiglianza, quindi ognuno è perfetto così com'è sì, sì. e nessuno può stabilire chi o cosa è normale. Quindi sì. io ho vissuto la mia omosessualità in una maniera tendenzialmente tranquilla. Mi fa, fa piacere perché comunque è un parroco così con l'apertura mentale così. A quei tempi addietro non era facile, diciamo mm. così. 94-92, 94. E quindi fa piacere. Perché adesso sembra sdoganata questa cosa. Ormai invece, una volta era un po' più chiusa, diciamo. Ho la pelle d'oca. Vabbè, ragazzi, calmatevi siamo appena all'inizio. Se no, vi squagliate alla fine. <ride> no, poi una cosa che ho letto è che collabori con le suore, giusto? Di Madre Teresa di Calcutta hai collaborato. Io ho lavorato molto con le suore eh, in India, le suore di Madre Teresa, ma anche altri ordini che sono nati dalle suore di Madre Teresa. Perché poi con questo parroco io ho avuto l'opportunità, subito dopo l'URD, di iniziare a occuparmi di progetti di sviluppo in India e in Africa. Mm -hmm e per molti anni io sono andato in India e in Africa per tante volte e per tanto tempo e mi sono occupato di bambini, di lebrosari, di bambini disabili, di donne con l'HIV, uh -huh. uh, di lebrosi, quindi ho lavorato molto con le suore e ho fatto delle esperienze bellissime. Eh, raccontami qualche aneddoto, con... amo, sono curioso, scusami. Va ah, bene, un aneddoto è che una volta sono stato con un mio amico dermatologo, uh -huh. Giovanni. Uh, e le cure linea! iniziarono a portarci in una jeep, guidavamo noi la jeep nella giungla indiana, sì. proprio quella di Mogli, okay. quindi proprio sperduti, Inizio. e andavamo soprattutto uh, nei villaggi dove c'era la lebra sì. e io mantenevo i piedi, la lebra sapete che cosa è, no? È una malattia sì, che la colpisce malattia. la pelle, uh, soprattutto i tessuti molli, quando la carne va in putrefazione. Si chiama lebra perché la prima cosa che uh, si perde, cadono proprio i pezzi, sono le orecchie e il naso. E si perde la cartilagine di questo pezzo e quindi uh, oh, sì. sembra una lepre, diventi una lepre, per questo si chiama lebra. Uh, okay. e, e, io, la suora, ci, come prima esperienza, okay. Okay. <ride> come primo giorno di arrivo, ci porta in questo bellissimo lebrosario dove era pieno di persone con la lebbra e chiede a Giovanni di iniziare a togliere i vermi dai piedi, perché i piedi, le dita delle mani e quindi le parti più estreme del nostro corpo sono i primi ad essere colpiti. E che cosa succede? Che la carne va in, in putrefazione e si creano i, i bigattini. E io mantenevo i piedi a Giovanni e Giovanni con le pinze levava Pensate, questi vermi e poi lasciava... La cosa bella è che dopo una giornata intera, una, no, una giornata vera, cioè dalle 6 del mattino alle 8 di sera, la suora ci porta a dormire in un convento disabitato, un convento, una casa, a fianco c'era l'obitorio e ci dice eh, ho solo questi due letti <ride> e potete dormire lì. Quindi noi abbiamo dormito in questa stanza a fianco all'obitorio, con c'era un generatore che produceva la luce e io mm. mi sono detto, vabbè ah Giovanni abbiamo la luce restiamo con la luce accesa almeno ma ovviamente la sua era spenta il generatore <ride> e quindi siamo rimasti al buio completo uh, e abbiamo dormito oh. in questo posto fantastico mm. eh beh, raccontata... questo è uno dei tanti eh? raccontata mm. così fa un po', un po' vabbè mm. non bisogna essere suscettibili diciamo così ma è un altro mondo, è un'altra realtà è un'altra consapevolezza della vita. La morte non fa paura come fa paura a noi, è, è sotto gli occhi di tutti quotidianamente sì. e quindi c'è una concezione diversa di vivere la morte quasi come sorella morte. Cioè, quindi tu dormi affianco ad uno che è nella stanza affianco dove ci sono altre persone che, però già sono morte, ah, okay. basta, non ti fare troppi problemi, mm. mitzio. Ok, ok, è okay. proprio uno stile diverso di vita, ok, ok. E, um, io invece vorrei ritornare sul cosa che ti ha spinto a fondarla cioè in quell'occasione hai detto io adesso devo darmi da fare e fa ma e uh, un ci sono state varie, varie cose innanzitutto mm -hmm. la voglia di fare qualcosa a Napoli perché dopo questi viaggi in India e in Africa io sentivo forte poi il desiderio di pensare di creare qualcosa o di rimanere in India per sempre io l'avrei fatto ma mia madre eh, sarebbe morta e... o di fare qualcosa di importante a Napoli e poi un giorno a Lourdes ho conosciuto un mio carissimo amico sì. che si chiamava Luigi che aveva sì. la sclerosi e lui mi disse non ti puoi immaginare io quanto aspetto la settimana a Lourdes perché è l'unica cosa che ci resta nella nostra vita dovresti sì. fare qualcosa per farci vivere la quotidianità e da là è nata la ruta libera. Poi ci abbiamo sviluppato una serie di progetti che sono andati al di là dell'attività dell ludica, ma proprio di progettualità di vita. Mm. Ah, ok, 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 ehm, Quindi diciamo che mi, mi ha colpito sta storia di Luigi, ti giuro. Ehm, è, è bello sentire il vissuto di. Di queste persone vicine a te perché alla fine. Sono... Luigi non c'è più. Luigi, uh, 5-6 anni fa. La sclerosi, ovviamente, lo ha uh, lo ha abbattuto completamente. Eh, la sclerosi è una macchina eh? mi sono fatto una gaffa. Eh, mi hai saputa. Mm. no, 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 non è una gaffa stiamo parlando di una persona che. Uh, e quindi è giusto dire che non c'è più però non, uh, è stata una delle persone molto importanti nella mia vita perché ho conosciuto la malattia che ti rende disabile e nonostante la malattia Luigi era una persona che aveva una voglia enorme di vivere, di fare, di progettare fino alla fine uh, e quindi è bellissimo uh, noi abbiamo un'idea sbagliata delle persone disabili e delle persone malate mm, li guardiamo sì. da lontano perché siamo diseducati quindi bisogna rieducarci uh, sia alla disabilità okay. che alla diversità. E quindi tu dici che in Italia non c'è una vera educazione verso i disabili? Cioè... Non c'è una vera educazione verso la diversità. Ok. E quindi anche la disabilità in quanto diversità ci spaventa. E tu cosa faresti? O ci allontani. Cosa faresti per educare? Ma innanzitutto quello che faccio, parlarne, raccontare, senza avere paura di... Uh, di scandalizzare le persone uh -huh. e poi mh, uh, fare una programmazione all'interno delle scuole, partire dai più piccoli, parlare di diversità e di disabilità ai più piccoli, perché sono gli adulti del domani. Io lo vedo con, uh, con i bambini che vivono a stretto contatto con i bambini disabili. I nostri figli vivono anche con i bambini della casa di Matteo, che sono bambini... Uh, tra che con la PEG allettati, per loro certo. sono bambini: non hanno mai avuto paura, non hanno mai avuto schifo, non hanno mai avuto timore di avvicinarci o di giocare in, in, una, in un altro modo, ma perché sono educati, cioè sono abituati, e quindi questo eh, è importante. E quindi tu eh, dici: facciamoli già convivere sin da piccoli in modo tale che. Quanto meno rendiamoli partecipi, consapevoli che la vita non è perfetta, la vita è imperfetta. Non esiste la vita perfetta, non esiste il mondo perfetto, la casa perfetta, la famiglia perfetta, il figlio perfetto, non esiste. La vita è fatta di difetti, siamo tutti più o meno difettati. E invece, per, secondo me, i bambini capiscono di più rispetto ad un adulto. Sì, ragazzi, concordo con voi perché ci danno molte volte la prova che capiscono più loro, o forse sono più umani loro di noi adulti. Chiudiamo questa parentesi, perché ne avrei da dire. E invece, per quanto riguarda la casa di Matteo, hai voglia di parlarne, anche raccontare qualche aneddoto particolare che mi fa molto piacere. Ma qualche aneddoto, è, la Casa di Matteo accoglie bambini in stato terminale o con gravissime disabilità e sono tutte situazioni al limite. Stiamo parlando di tutti i bambini con gravissimi, eh, in gravissime condizioni. E sicuramente, per esempio, mi viene da raccontare di un bambino che è arrivato eh, con i suoi genitori che tendenzialmente, forse agli occhi di molti, lo maltrattavano perché lo tenevano. A terra, nudo, erano africani, sono africani, okay. nigeriani. Uh, questo bambino è stato portato ai servizi sociali, aveva una grave uh, malformazione, ma piano piano noi siamo riusciti non solo a recuperare il bambino. Quindi adesso sta sulla sedia a rotelle, mangia con le forchette, è seduto. Sono quasi quattro anni che vive con noi, ma abbiamo recuperato anche i genitori, cioè li abbiamo rieducati. Al fatto che quello è il loro figlio e che non sarà mai perfetto, ma che comunque è il loro figlio, e quindi abituarli a quello che il bambino ha bisogno, di cui ha bisogno. Questo non può essere sempre naturale, innanzitutto perché proveniamo da situazioni diverse, c'è una forte ignoranza, un'inconsapevolezza, un'impreparazione e una grande solitudine delle famiglie che hanno figli disabili. Beh, diciamo che comunque gli stranieri, sicuramente, non hanno. Uh, il potenziale diciamo potenziale diciamo la cultura che può avere l'italia sotto questo punto no cioè per loro er sì. era diverso boh buttato lì cioè brutto da dire però guarda non buttato lì in senso buttato in, in senso non può fare di più ma perché okay. nessuno gli aveva detto non è vero può fare molto di più quindi per loro non è lui non era buttato era lasciato lì uh, come se quella fosse la sua unica possibilità perché se io conosco una sola possibilità per forza uh, uh, la adopero. Ah, ok ok ma forse perché ovviamente lì non c'era la loro cultura chissà magari uh, se non è proprio neanche conosciuta eh, magari mh, non lo so dico anche da ignorante dico la verità e, mh, prima mi anche cosa non è conosciuta la diversità Forse come. Hai come... voglia, eh, la e disabilità quindi... è dappertutto. Quindi, magari. Però, loro... ogni, ogni, mondo, ogni mondo lo vive, ogni eh, civiltà lo vive a modo suo perché è, è la questione della cultura, della, di come nasce una persona disabile, di come viene vista, delle possibilità, delle potenzialità. No, ah, dicevo, infatti, quello dicevo che secondo me qua un pochino più conosciuto è più probabile che ci sia un sostegno, un aiuto, qualcuno che comunque. Ha del supporto, troppo poco, sempre troppo poco per un paese che dovrebbe essere all'avanguardia come il nostro in tutto. Allora, visto che adesso sono curioso, cosa faresti ancora per migliorare, per renderlo più all'avanguardia sotto questo punto di vista? Se parliamo di, di disabilità, la prima cosa che farei è quella di eh, eh, aprire un registro delle persone disabili che nascono disabili. Tu pensa a un bambino che nasce con una malformazione con una sindrome rara, anche con la sindrome di Down o con un uh, handicap visi visibile in un ospedale, deve comunque fare tutta la trafila per il riconoscimento dell'invalidità e della pensione della 104. Okay. Invece io lo darei di diritto, Cioè una bambina che nasce con la sindrome di Down, che vuoi capire, è nata con la sindrome di Down, sì. che che esami devi fare? E per fare questi esami per me non è stato un problema perché io subito ho pensato a quello che Alba uh, doveva avere. Ma sai quante famiglie ci rinunciano perché non vogliono portare il figlio ad avere il bollino blu dell'invalidità e quindi magari perdono una marea di soldi per anni fino a quando poi non si rendono conto di aver fatto una grande stronzata. E, e, e in pezzo a quanto sarebbe più facile se ti nasce un bambino con una grave disabilità, con una grave patologia. E tu automaticamente sei sostenuto dallo Stato perché lo Stato riconosce in quel bambino una persona fragile e quindi non hai bisogno di fare un percorso, ma già di per sé lo... ci sei dentro. Sì, sì, sì. Sarebbe eh, una cosa eh, pazzesca. Invece... Avviene in tanti altri Stati. Eh? Ah, in quali Stati avviene? Eh, sicuramente in Francia, sicuramente in Spagna. Quindi loro son più no. cioè, sono più all'avanguardia di noi. Per i diritti loro sono molto più all'avanguardia. Se pensiamo che in Spagna ci sono i matrimoni per i gay, non le unioni civili, Il matrimonio, i, i gay possono le coppie gay possono adottare, single gay, pos, perché possono adottare le persone. Cioè, quindi in, quali, in quanto persona io posso adottare, a prescindere dal mio orientamento sessuale, che non dovrebbe interessare a nessuno. Sì, infatti, a me sinceramente vedo come ti comporti con me, sei una brava persona, a me sinceramente sono cose private. Comunque, tralasciando questo punto, io invece eh, volevo capire qu quanto è stata lunga la tiritera per, eh, per contattare l'ospedale, procedere con l'adozione per Alba, tutte queste varie cose. Perché immagino che c'è stata una bella trafila. Una... No? no? No, 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 perché Alba era stata lasciata in ospedale dalla madre e non riusciva ad essere collocata tra le coppie tradizionali. Quindi io l'ho presa in affido e poi ho seguito un re, una legge speciale che è l'articolo 44 della legge delle adozioni e ho fatto la stessa trafila di un anno che fanno le coppie che hanno l'idoneità all'adozione e che quando hanno un bambino devono comunque avere il loro tempo di, di consapevolezza e quindi si aspetta sempre un anno anche le coppie tradizionali quando hanno il bambino non è che viene dichiarato adottabile cioè sono adottati subito sono genitori adottivi c'è sempre un periodo di pre-adottività che che è una prova io ho fatto ah. la stessa trafila ma non non, non, non non ho sudato ma sai che pensavo invece che era molto più macchinoso devo essere sincero come le leggevo negli articoli sembrava è un'infinità, ci cioè ha messo un sacco di tempo. Invece, cioè secondo me, erano. Beh, la, la, la richiesta di donietà è più sicuramente macchinosa perché devi superare una serie di step. Però mh, è una cosa che in Italia funziona eh, abbastanza bene. Dipende dai tribunali, dipende dai giudici, dai servizi eh, sociali. Però fondamentalmente. Eh, per quanto mi riguarda non è stata macchinosa, è stata molto lineare, I, sicuramente è perché io ho scelto un fio disabile, quindi sono stato in un certo senso non agevolato, ma è come se il tribunale avesse posto lo sguardo su di me e dire un momento questo vuole un fio disabile, a, 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 vediamo che cosa vuole, ascoltiamolo <ride> e cerchiamo di capire. Ho capito, ascolta c'è una domanda in chat intanto ti, te la leggo. Ah, no, eh, della vostra aspetta, sola... ah, ma sì, questo glielo chiediamo dopo. Allora, mi hanno chiesto primo se gli articoli sono al 100% veritieri, quelli che girano in internet, ma secondo me sì, cioè, non Che per... articoli? Eh, ditemi quali articoli così chiediamo a lui. Beh, al 100% sì, eh, quando c'è qualche articolo che. È... Ha scritto qualcosa che non era vero, io lo, lo, ma pochi hanno scritto qualcosa che non era vero. Sicuramente la cosa che tutti dicono che a me dà fastidio e che non piace è l'idea della, della persona che ha fatto un gesto di carità, e invece, io non ho fatto un gesto di carità, nessun genitore fa il, un gesto di carità nel fare il proprio figlio. Ognuno, però fa il figlio come può, e io l'ho fatto adottandolo, e in questo non c'è stato nessun gesto di carità. Poi per il resto noi articoli, certo, sono tutti fedeli. Ok, e mi, mi chiedono, è vero che è stata rifiutata da 13 famiglie, secondo lui, perché? È stata rifiutata da più di 13 famiglie, uh, secondo me uh, perché c'è una grande ignoranza sulla sindrome di Down, c'è una grande paura, c'è ancora vergogna perché le coppie che hanno avuto uh, l'idoneità all'adozione hanno dovuto fare un percorso faticoso psicologicamente e che quando ti chiamano ti, devono, ti dicono che la, hai una bambina disabile non, non è una cosa così scontata e così semplice. Quindi i perché sono tanti. Mm -hmm. Noi dobbiamo imparare a non trovare i colpevoli delle mm -hmm. storie, ma a capire, in nella storia mia di Alba non ci sono colpevoli, ci sono tanti perché. C'erano domande, intanto io vado avanti con le mie. Allora, ehm, io volevo chiederti, com'è crescere Alba in, nel contesto sociale in cui viviamo? Eh, dipende dal contesto sociale. Eh, cioè, nel senso che non tutti viviamo nello stesso contesto sociale. Sicuramente noi siamo molto fortunati perché viviamo in un buon contesto sociale, anche se a volte anche il contesto sociale alto eh, ha dei grossi deficit. Forse è quello dove c'è cioè più emarginazione, mentre i contesti più semplici, quelli più, uh, 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 più, più semplici, sono anche quelli più uh, naturali, più genuini. Uh, è sicuramente faticoso e sicuramente, mh, uh, mh, sicuramente molto, uh, come posso dire? Eh, noi siamo in una società che è, è educata a pensare che dobbiamo essere i primi, i migliori, perfetti, belli, irraggiungibili. È chiaro che quando ti presenti con una figlia disabile per la società sei perdente. Io cerco di eh, far capire che io non sono, che Alba innanzitutto non è perdente, né io lo sono, perché io sono felice eh, e Alba è una bambina felice, però ci sono tanti genitori che invece si sentono perdenti e si mm -hmm. sentono esclusi. Dalla felicità perché abbiamo l'idea che la felicità è, è sintomo di perfezione. E la perfezione non esiste. Ma sì, c'è sta cosa che la perfezione è. Cioè, secondo me, anche lì la perfezione non esiste, la felicità si trova in noi stessi. Comunque, questa sembra una frase un po' scontata, ma secondo me è così. Ehm, Alba va a scuola, fa l'asilo. Alba va a scuola e fa l'asilo, adesso è in vacanza. Aspetta, sta qua, vedi. Ecco, Ma che ecco. bella! Eh, sì, fa l'asilo. E che, emozio, che emozioni hai? Dimmi, dimmi, sono curioso. Allora, uh, che vuol dire che emozioni? Di, di che cosa stiamo parlando? Del, del fatto del vederla a scuola, esatto. autonoma, libera, io sono felicissimo. Stato, sono 18 mesi faticosissimi perché abbiamo fatto la dad, lei ha, ha, ha fatto molta dad, ma poi soprattutto eh, è sempre stata con me in casa. Invece quando poi abbiamo riaperto le scuole lei è potuta andare in autonomia e ho visto che non ha avuto nemmeno un giorno il pianto, eh, ma è stata felice, eh, cioè. è chiaro che è diciamo, stato contento. Un po', un po hai, hai pianto, dai, un pochino... No, Come no? no, io sono abbastanza arido in questo no, no. ma scrivono emozioni da papà! Eh, no, raga, non ha pianto, mi dispiace. Eh, ma che c'è da piangere, <ride> sono contento per lei, e che è, è, ed è così bello che si viva la sua vita. Mm, da piangere. No, posso piangere poi quando che ne so, mi porta il regalino a casa della festa del papà o per la festa della mamma. Eh, quindi mi emoziono. Però... sì piangere intendevo di gioia ci mancherebbe non piangere mm. di tristezza non... mi chiedono che rapporto ha con i compagni bellissimo a parte Alba è una bambina che ha una gran voglia di stravolare rapporti anche adesso noi siamo nella casa al mare lei già è in vacanza <ride> e... e in spiaggia già la conoscono tutti ha una marea di amichetti ma anche a scuola è così ah, ha fra... un bellissimo rapporto mm. Ma fa piacere, fa piacere, perché, come dicevamo prima, alla fine i bambini sono meglio degli adulti. Io a settembre però avrò questa emozione. E ragazzi, fate domande se avete voglia, siamo qua anche con lui. Io ho una cosa che mh, ti volevo chiedere da prima, parlavi del borgo. Mm. Che non, ho, non ho capito dove si trova e mi ha veramente incuriosito. Il borgo si trova, il borgo sociale si trova a Roccamonfina. Uh, in realtà Marzano Appio e Roccamonfina sono due paesi nell'alto casertano alla fine tra Campania e Lazio ma c'è cioè, proprio un'area distesa solo per loro? cioè no, cap non capisco c'è cioè, proprio un villaggio tipo come, come, o proprio un paese intero? noi abbiamo colonizzato una frazione di un paesino medievale abbiamo comprato con i genitori una serie di case e, e abbiamo iniziato a riabitare quel posto dando lavoro ai giovani del posto e facendo tre cose utili socialmente, la, ri mh, la riattivazione di un paese, mm -hmm. l'inserimento lavorativo di giovani del posto e il progetto il dopo di noi delle persone disabili che hanno bisogno di essere autonome, di lavorare, di sentirsi liberi di vivere la loro vita. È fantastico, davvero fantastico. Ma se vengo, posso fare una live con loro lì in mezzo, vedere e a mostrare. Certo com È come no. Certo. ma che bello! Sono un insegno di sostegno della scuola infatti. Sì, vabbè, ragazzi, adesso. Beh, per oggi adesso però una certa tazia di questo pacco. Ok. Se avete domande, io sono qua apposta. Abbiamo ancora un 20 minuti con lui. Ehm... No, io prima ti ho detto quella cosa per quanto riguarda l'adozione, perché? Ho detto Mitzega dicono sempre che la questione omosessualità eh, ah no, gli omosessuali non possono adottare. Poi in verità vedi, con questa legge omosessuali... sei... allora. Guarda, eh, la legge non è per gli omosessuali. No. Questa legge. Okay. L'articolo 44, la legge delle adozioni, è un articolo speciale che dà la possibilità ai single di adottare. E io sono stato valutato dai giudici non in quanto omosessuale, ma in quanto persona single che aveva fatto richiesta di uh, affido e poi successivamente di adozione di un bambino disabile. L'articolo La 44, 44 della legge delle adozioni ha un comma, uh -huh. uh, una lettera C, dove c'è proprio il caso nostro di Alba, cioè se un minore disabile non riesce ad essere collocato all'interno di una famiglia tradizionale è Un single ne fa richiesto, il single può diventare padre adottivo, cioè il minore può essere adottato. Quindi non c'entra niente gli omosessuali, era legge, è una legge legata a, a, a una serie di possibilità. Ah, ok. Che, okay. Poi, mh, sì. che poi io sia omosessuale, lo dico, l'ho detto dal primo giorno perché non volevo creare nessuno scoop nei giornalisti <ride> e, perché, e perché i miei genitori mi hanno sempre educato a dire la verità e non avere mai vergogna di se stessi. Quindi io non ho mai avuto vergogna di come sono, anzi ne sono orgoglioso e felice. E allora, perché dovrei omettere eh, di essere omosessuale? Oh, certo, ma ci mancherebbe. Cioè, ripeto, siamo persone uguali, non è che. c'è. Vabbè, dopo ti. Non chiedo... siamo uguali? No, siamo uguali. persone, siamo quindi per... diversi, mm. no, vabbè, ma ognuno ma diverso a me... modo suo. Esatto, diciamo che io per me mm. non voglio fare queste distinzioni, odio le etichettature, però e uh, così, vabbè, uh, io volevo chiederti: invece, un aneddoto su, su di Alba, che sono curioso: di uno positivo, uno negativo. Che mi ha reso. Mi beh, rendi curioso. Beh, guarda, l'aneddoto positivo è che Alba quando ha camminato, quando ha parlato, uh, sono delle, 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 queste sono delle emozioni forti per me. Perché per una bambina con la sindrome di Down. Non era così scontato che camminasse o che parlasse, uh -huh. e quindi è stato uh, molto bello. Uno negativo finora non c'è mai stato. Ringraziando a Dio, cioè niente di rilevante, cose quotidiane, ma di negativo bene. zero. Bene, certo. bene, bene bene, ti voglio fare una domanda che c'entra poco, però sono curioso: cosa ne pensi del DDL Zan? Certo, non c'entra poco, anzi, eh, il DDL ZAN io trovo che sia una, una cosa che noi dobbiamo assolutamente approvare per essere un paese civile all'avanguardia. Perché è un ampliamento di una legge già esistente, perché non toglie niente a nessuno: non parla della famiglia, non parla delle adozioni, non parla dell'omosessualità, ma parla dei diritti del, dell'istigazione all'odio del diritti di una serie di persone che non sono più minoranze perché se le mettiamo tutte insieme diventano un bel gruppo di persone tra cui ci sono anche le persone disabili quindi assolutamente dovrebbe essere già approvato ma noi siamo in un paese dove i politicanti noi non abbiamo politici abbiamo molti politicanti poiché non sanno di cosa parlare e di come risolvere i veri problemi del nostro uh -huh. paese che sono il lavoro i giovani che non si sposano, le famiglie che non crescono, eh, i giovani che non comprano le case, cioè noi abbiamo 100.000 veri problemi, fanno inventano storie per eh, non solo occuparsi di cose inutili, ma anche per creare poi terrore nella popolazione. E quindi, eh, come dire, il DDL ZAN, state attenti perché vogliono... Distruggere la famiglia tradizionale? Come si fa a distruggere la famiglia tradizionale? Oppure state attenti che vogliono educare nelle scuole all'omosessualità? L'omosessualità non è un, un, una possibilità, è un modo di essere come io che non ho i capelli e tu mi pare che li hai. Eh, siamo diversi e ognuno sceglie eh, perché è il suo modo di essere. Così. Sì, i politici adesso. E comunque quella dell'omosessualità delle scuole mi mancava io avevo sentito quella adesso non posso più dire niente perché appena dico una mezza parola potrei finire recluso mm. e ho detto vabbè c'è un'ignoranza comunque da parte italiana e soprattutto la, dalla parte di certi fenomeni però io non lo so, non so cosa pensare perché sono sempre più allibito da certe cose comunque mi chiedevano prima eh, i tuoi genitori cosa hanno detto quando hai, de hai detto che volevi adottare io l'ho detto ai miei genitori quando è arrivata Alba sono diventati nonni felici e poi loro mi aiutano nella mia associazione quindi conoscevano la sindrome di Down poi Alba eh, è una magliatrice quindi li ha conquistati tutti <ride> ah ok, okay. Eh, sì. io credo che si debba essere sì 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 allora, io eh, lascio del tempo ancora a loro se vogliono fare delle domande, noi abbiamo ancora qualche minutino. Tanto se vuoi raccontarmi qualcosa che magari ho omesso di chiederti. Ma no, guarda, abbiamo parlato di tutto. Eh, anzi, io tra poco devo andare a mettere al balletto, quindi... Se la vedo che si sta arrotolando sul divano <ride> e allora <ride> ok va bene però... Eh, però se vuoi dirmi una cosa poi ti lascio andare e ti ringrazio poi di cosa? no dicevo se ho, <ride> io ho messo qualcosa eh... no assolutamente abbiamo parlato di tutto quindi non um... ok ok tu sei napoletano giusto? Napoli Napoli? Io sono napoletano sì Ma Napoli Napoli, Napoli. Zona Bomero, mm, mm, mm. bella, mi piace zona. <ride> Vabbè, ragazzi, io voglio ringraziare Luca Trapanese per averci dato la disponibilità. Perché, nonostante i suoi migliori auguri, poverino l'ho stressato. Pure io, <ride> grazie. Ti mando un grosso abbraccio. E davvero ti ringrazio se eh, vuoi fare un po' di pubblicità all'onlus o comunque a dire dove possono trovare eh, i tuoi contatti Ma basta andare sul sito a e vedere, oppure lucatrapanese.it quindi ragazzi sapete cosa dovete fare, andate a visitare cercatelo, informatevi eh, qua ti ringraziano e ti mandano un grosso abbraccio grazie, grazie a tutti ciao, ciao. Luca, grazie ancora, ciao. grazie mille Ciao. Ciao Luca, ciao, grazie.